Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale, sia quello mio personale. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte non spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione del film del 2020, Il talento del Calabrone, diretto da Giacomo Civini. Questo film già dal trailer mi aveva incuriosito un sacco e non vedevo l'ora di vederlo perché mi aspettavo un buon film ed è stato quello che ho effettivamente ottenuto. Un film che mi è piaciuto davvero tanto per vari motivi. Innanzitutto ho apprezzato le interpretazioni attoriali. Attenzione però, quelle di Sergio Castellitto, che è stato il migliore in assoluto del film, ma è stato bravissimo anche Lorenzo Richelmi, il DJ protagonista di questo film, che appunto se la vedrà proprio con il personaggio interpretato da Sergio Castellitto. Loro due sono stati davvero straordinari, in particolar modo Sergio Castellitto, ma ripeto, anche Lorenzo Richelmi ha fatto davvero un ottimo lavoro. Dall'altro lato c'è Anna Foglietta. A me lei piace come attrice. Però non capisco perché in questo film non sia assolutamente all'altezza. Cioè, mi dispiace dirlo perché non me l'aspettavo sinceramente, però sia la sua interpretazione attoriale che il suo personaggio sono la cosa peggiore in assoluto del film. Un personaggio inutile, che ti fa arrabbiare quando non dovrebbe farti arrabbiare, che compie delle azioni insensate e l'interpretazione attoriale non aiuta assolutamente, anzi affossa ancora di più il tutto. Però, tralasciando questo enorme difetto del film, che purtroppo ne condiziona anche la valutazione finale per quanto mi riguarda, per fortuna che dall'altro lato, come ho detto prima, ci sono Sergio Castellitto e Lorenzo Richelmi che fanno davvero un ottimo lavoro. A parte questo, funzionano anche i personaggi, sempre, ovviamente i personaggi interpretati da Sergio Castellitto e da Lorenzo Richelmi, però basta, non voglio più tornare su quell'altro aspetto del film perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, quindi teniamoci le ottime interpretazioni di Lorenzo Richelmi e di Sergio Castellitto e gli ottimi personaggi che appunto hanno interpretato. Perché dall'altro lato c'è Anna Foglietta che purtroppo non ha assolutamente reso quanto avrei sperato. E mi dispiace ancora una volta, però bisogna dirla questa cosa anche per quanto riguarda il suo personaggio. Peccato, però ci sono altre cose che mi sono piaciute del film, come ad esempio la storia. La storia è davvero molto interessante, riesce a coinvolgere lo spettatore dall'inizio alla fine e il punto di forza è sicuramente il finale, di cui vi parlerò nella parte spoiler. Un finale che ho apprezzato davvero tanto e che eleva questo film a qualcosa di più rispetto al semplice filmetto, per così dire, che poteva rischiare di essere. Invece è davvero un buon film, è un film italiano che mi è piaciuto davvero tanto. Devo ammettere che ho visto un bel po' di film italiani belli quest'anno e mi fa piacere questa cosa. Quindi un film che mi sento di consigliarvi anche per come viene gestito e sviluppato il tutto, anche le tematiche presenti all'interno del film. Certo, forse potevano essere approfondite leggermente di più, però ci sono le interpretazioni attoriali e anche proprio la sceneggiatura a livello generale funziona davvero molto bene, quindi ho apprezzato questi vari aspetti del film che mi hanno convinto a dare a questo film 3 stelle e mezzo su 5, perché se le merita. È un film da menzionare come un gran bel film, un buon film che riuscirà sicuramente anche a farvi riflettere. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler e direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio soffermarmi su alcune scene che mi hanno impressionato particolarmente del film. Sul finale mi ci soffermerò dopo, però qua adesso voglio parlarvi innanzitutto dell'inizio del film che funziona, con il personaggio del DJ interpretato davvero molto bene da Lorenzo Richelmi. Poi vedremo come il tutto prenderà una piega molto particolare, con il personaggio interpretato da Sergio Castellitto. I vari dialoghi fra i due personaggi mi sono piaciuti tantissimo.
Peccato che ci sia stata, peccato che ci sia stato, anzi, il personaggio di Anna Foglietta che ha rischiato veramente di rovinare la pellicola, però per fortuna non è, così tanto presente no, da, influire sulla riuscita del film, per fortuna perché, raramente ho visto un difetto così grande. E da rischiare di svalutare il film, però per fortuna ciò non è avvenuto, anche grazie a una storia che in più momenti riesce a far emozionare, specialmente nel monologo splendido di Sergio Castellitto, nella parte finale, in una delle scene finali. Quel monologo è straordinario e lì Sergio Castellitto dà il meglio di sé. Quindi ho apprezzato anche il cambio di prospettiva di come proprio il personaggio di Sergio Castellitto faccia tutto quello che sta facendo come una storia di vendetta, come una sorta di vendetta, anzi una vendetta vera e propria nei confronti del DJ. E c'è questo cambio di prospettiva, quindi si passa dal buono cattivo al cattivo buono in un certo senso. E questa cosa l'ho apprezzata davvero tanto e proprio tutto il finale funziona proprio per come viene spiegato il tutto e mi ha stupito davvero tanto. È anche poetica proprio l'ultima inquadratura dove appunto vediamo questa componente emotiva molto presente che funziona davvero molto bene. Quindi anche proprio la chiusura del film funziona alla perfezione e quindi non ho sinceramente altro da aggiungere, se non consigliarvi ancora una volta la visione di questo film che merita davvero tanto, a mio parere. Personaggio di Anna Foglietta e Anna Foglietta a parte, ecco, mettiamola così. E ripeto, mi dispiace ancora una volta dire ciò, però è giusto dirlo, è giusto parlarne perché era una componente comunque importante del film che purtroppo non si amalgama bene con tutto il resto, ma tutto il resto, ripeto, funziona davvero molto bene. E quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!